Sulle punte della pace, tutte le scuole appartenenti al Consorzio Castello Danza si sono rese disponibili ad accogliere nelle proprie strutture a titolo completamente gratuito tutti i bambini e ragazzi delle famiglie di profughi ucraini temporaneamente presenti sul territorio che manifesteranno volontà di intraprendere un percorso di formazione coreutica. La decisione, presa con parere unanime, nasce dal desiderio di regalare a questi bambini e alle loro famiglie un percorso di integrazione e di parziale ritorno alla normalità, mai come in questo momento necessario per riconsolidare certezze e formare nuove identità socio-relazionali. Il linguaggio della danza, del movimento, un linguaggio universale ispirato ai sani principi del rispetto collettivo e della disciplina, non può che essere il giusto strumento di accoglienza. Il consorzio, ha dichiarato alla presidente Cristina Goracci, si farà carico di garantire un adeguato percorso formativo, fornendo tutto ciò che sarà necessario ai nuovi allievi, il tutto ovviamente previa valutazione dei requisiti sanitari necessari all'accesso alle medesime strutture. Come lo sport, la danza, l'arte e la cultura, attraverso le diverse espressioni, rappresentano uno straordinario veicolo di solidarietà e pace. Davvero meritoria e degna di grande apprezzamento, hanno dichiarato l'assessore Botteghi e l'assessore Calagreti, questa iniziativa dell'Associazione Castello Danza che apre le porte ai bambini e le bambine ucraine presenti nella nostra città.